Buongiorno ragazze, anche oggi una giornata molto calda, però il dovere ci chiama. E prima di tutto ragazze volevo ringraziarvi per tutti i commenti che mi scrivete, per tutti i messaggi belli che ricevo da parte vostra, ecco, questo ve lo devo, ecco. E niente, oggi devo pulire la scala come un altro giorno, come un altro video che avevo già fatto. E dopo devo pulire anche tutte le erbacce in giardino e dopo mi concentro in casa invece. Sono ancora giù, ragazze. Abbiamo appena mangiato, sono venuta giù un'altra volta, così adesso tiro via le erbacce. Ah, un'altra cosa che volevo far vedere: i fondi di caffè li tengo, che così adesso li metto in mezzo alle piante praticamente. È buono come fertilizzante, va bene per il drenaggio delle piante, tutto quanto. Comunque non li buttiamo mai. Ecco, mettiamo sempre in mezzo adesso questo qua. Lo metto in mezzo alla pianta. Dai, non sei stanco, te la faccio vedere. Bene ragazzi, ho tolto un po' di erbacce dal giardino, c'è caldissimo, c'è troppo caldo stare sotto sole, non riesco a capire, mi spiegate per favore come mai le erbacce crescano, le piante che compriamo invece muoiono dal caldo, è un mistero, è della natura, purtroppo è così. Torno a casa ragazzi perché c'è caldissimo. Ragazze, ci troviamo qua in cucina, ho pensato di pulire qua. Qua le piastrelle perché sono, vedete qua, sono tutte nere. Se proviamo a pulire con le cose un po' più naturali non vanno via questo ingellimento. Cioè, ecco, ho pensato, oggi infatti mi metto qua a pulire tutte le fughe di piastrelle. E ho pensato di pulire con questa, con Acce Gentile, che tra l'altro c'è scritto candeggina per colorati con ossigeno attivo. Vediamo se va via, se no bisogna che prendiamo qualcosa di un po' più forte. Vediamo un po' se riusciamo a pulire con questo prodotto qua. Ragazze, lo metto direttamente sulla spugnetta. Thank you.
poi vediamo. Allora intanto lasciamo reagire un po', poi dopo risciacquo tutto. Vediamo come procede qua. Niente ragazzi, qua ci vuole cose più potenti. Adesso tiro via questo qua e proviamo con un'altra cosa. Ecco ragazzi, un metodo alternativo, proviamo con questo che mi è stato detto che qualcuno ha pulito. Questa cosa qua che apro, e VC gel, ragazze. Oh, ma sapete che funziona VC gel? Donna di poca fiducia. Sì? Guardate come si sbianca tutto. No, vabbè. Ragazzi, io ho preso questo perché c'avevo questo in casa, eh. Però vedete come si... No, vabbè, adesso ve lo faccio vedere da vicino. Non so se si vede bene dal filmato. Aspettate un attimo. Guardate qua, ragazze. Voglio provare anche un po' con questo. No, vabbè. Sì, comunque ci vuole anche una spugnetta un po' più abrasiva. Perché con la spugnetta normale non vanno mica via. Da notare la differenza di prima. Ragazzi, prodotto per i VC promosso per le fughe. Guardate questo straccio qua. Promosso, sì. Comunque ragazzi, è la prima volta che provo
Gel per le fughe, però non so se hai visto sul video, però si è notata moltissimo la differenza perché prima proprio nero, 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 adesso proprio si è schiarito tutto. Mi sono portata anche la candeggina che ho detto non ci sa mai, ma ci provo, ho detto. Mi è stato consigliato, ho detto beh, ci provo. E direi che è promosso, provate per credere, ecco. Direi che io continuo e niente ragazzi, il mio video per oggi finisce qua e ci vediamo la prossima volta. Giustamente se vi piace il video lasciatemi un like, se qualcuno non è ancora iscritto al canale iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!